Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Scratch, anzi pillola. Volevo mostrarvi questa animazione che serve per colorare. Facciamo disegnare il nostro gattino. L'animazione funziona in questa maniera. Lui dice inserisci una coordinata X e noi lo inseriamo. 45. Dice inserisci una coordinata Y. Magari ci possiamo far aiutare dal fatto che sappiamo dove sia il gattino. Poi inserisci una coordinata X sempre. Possiamo vedere dove sia il gattino, quindi magari facciamo che mettiamoci un meno 100. 100, vediamo dove va. È un meno 5. Dovrebbe scendere per forza. Infatti è sceso. Poi dice di nuovo le x. In questa maniera, per esempio, possiamo fare in modo tipo vogliamo fare un triangolo, ci cioè sappiamo che dobbiamo andare avanti, indietro, sopra e sotto. Ovvio che questo per adesso non è un triangolo. Allora, meno 100, quindi vorrei tornare a 0, per esempio, e le y 0. Quindi salirà un pochettino, poi vogliamo riscendere, quindi le y negativa. Se vogliamo salire le y positive, scendere invece negativa. Se vogliamo scendere facciamo meno, già eravamo a 6 e a 0 volevo dire, meno 54, no aspetta, le y possiamo mettere, facciamo avanti, verso avanti, facciamo no, 300 non ci va, 55, 55. E le y facciamo meno 54 e siamo scesi, ci siamo spostati e possiamo continuare. In questa maniera possiamo colorare insieme al nostro gattino. Spero che vi piaccia. Sono molto contenta perché i blocchi che ho utilizzato non sono tanti. Ho dato una posizione iniziale, voi potete mettere qualsiasi posizione. Ho usato uno stage a quadretti che diciamo si trova all'interno di Scratch. Quindi potete inserirlo facilmente. Poi, per quanto riguarda i blocchi, ritorniamo ai blocchi. La posizione, ho messo pulisci, ho messo per sempre, ho chiesto le x, le ho posizionate, cioè ho creato le mie variabili coordinate e ho messo la prima risposta a coordinata, la seconda a cordi e poi praticamente le ho richiamate. Poi ho fatto penna giù, cambia colore e basta. Quindi dalla posizione lui inizia, poi dalla posizione in cui si trova, lui continua a disegnare. Spero che vi piaccia, è una cosa molto carina e molto divertente, soprattutto da proporre a scuola oppure comunque a bambini, ma anche a persone grandi. Devo essere sincera, mi sono entusiasmata. Allora, ci sentiamo alla prossima pillola. Buona giornata o buona serata.